tutti, oggi siamo qui a Ponte Nossa Corno e vi abbiamo portato qui per farvi vedere lungo il torrente della Val del Riso, dove c'è quel muro qui, dietro c'è una discarica e potete vedere i segni bianchi dove c'è del materiale che oramai con gli anni fuoriesce. Se con un dissesto idrogeologico le scorie che sono nascoste sotto il terreno dovessero andare a finire dentro il torrente, di sicuro perderemo anni di depurazione che abbiamo fatto lungo tutto il corso del fiume. Abbiamo visto alcuni punti dove il muro si sta addirittura sgretolando e basta avvicinarsi per vedere che lì sotto corre il corso del torrente del Riso, con in particolar modo quella buca che si vede dove potrebbe esserci una contaminazione dell'acqua che va a proseguire verso tutta la valle. Al telefono con il primo cittadino di Corno, Walter Custini, entriamo nel merito di questa situazione. Come avete preso questa notizia innanzitutto? Sì, non è esattamente una notizia per quanto ci riguarda, nel senso che conosciamo abbastanza la situazione del Lungo Riso. Certamente la segnalazione sottolinea un processo di degrado di un muro di contenimento che potrebbe essere sistemato, quello sicuramente sì. Per quanto riguarda invece la possibilità o meno che ci sia del pericolo in termini ambientali, siccome più a valle c'è un'unità produttiva, la Ponte Nossa SPA, che scarica nel Riso appunto acque bonificate, diciamo, industrialmente, e che ci siano una serie di analisi. Se ci fossero stati dei percolamenti pericolosi o comunque incidenti in un certo modo, sarebbero già venuti a galla, credo. Questo è quello che mi auguro. In ogni caso sono sempre benvenute le segnalazioni, questo sì, dal territorio, in modo tale da attirare ulteriormente l'attenzione. Da quella parte orografica, diciamo così, quel lato orografico del fiume Riso, non dovrebbe contenere i fanghi di lisciviazione, cosa che abbiamo nella parte orografica a sinistra. E dovrebbero essere, come dire, una sorta di risultati delle lavorazioni della laveria, quella vecchia. Qui dovrebbe esserci dello sterile dentro, quindi non con grandissime incidenze di metalli, o perlomeno non a livello preoccupante, cosa che invece avevamo lì dove abbiamo dovuto fare quei lavori sotto la pista ciclabile proprio all'inizio del paese. Al momento vediamo di approfondire ulteriormente. Certo, sarebbe interessante poter analizzare tutto quanto, ma tutto il percorso del fiume, a dire la verità, e purtroppo il comune non ha un euro per fare questo tipo di lavoro e quindi speriamo che anche questo possa sensibilizzare tutti gli enti che hanno la possibilità anche economicamente di effettuare queste analisi.